dopo le 11 di questo venerdì, ovviamente insomma ci stiamo avviando al fine settimana, vogliamo forse rimanere digiuni? Beh, noi non ci pensiamo nemmeno, anzi quest'oggi vogliamo proporvi una ricetta che vale doppio, ve l'abbiamo anticipato anche ieri, grazie ovviamente alle sapienti mani di Don Domenico, a quel tocco inconfondibile femminile di Virginia e all'ospite che ci aspetta direttamente nella cucina di TV 2000, come è ormai consuetudine degli ultimi venerdì. Quindi siamo pronti per andare, per collegarci con la cucina di TV 2000 e andiamo subito a scoprire oggi quel che passa al convento. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, buongiorno, buongiorno Don Buongiorno. Domenico. Allora, Don Domenico, oggi sono particolarmente allegra perché siamo al fine settimana. Anche Certo. voi adesso vi dedicate al vostro orto, sabato e domenica, Quindi quindi ho più avrete tempo parecchie cose anche da per fare, pensare. certo. E poi soprattutto perché oggi è venerdì, quindi come tutti i venerdì c'è la sorpresa. Cioè, che cosa abbiamo, Don Domenico? Ditelo voi ai nostri telespettatori. Abbiamo una signora che si chiama Armanda. Armanda, quindi abbiamo un ospite che cucinerà con noi e per voi una buonissima ricetta, la signora Armanda Montani da Milano. Eccoci qua, Buongiorno, signora Armanda, buongiorno. buongiorno, Don Domenico, buongiorno. Ben arrivata, signora Grazie. Armanda. Allora, lei viene da Milano. Io sì, vengo da Legnano, dalla provincia, da Legnano, provincia di Milano. Da Legnano in provincia di Sì. Milano. E tra l'altro lei so però che è originaria della Toscana, se non No, no, sbaglio. allora, io praticamente sono nata a Legnano, in Sì. provincia di Milano. La mia gioventù, le mie vacanze le ho passate in quel della Versilia, a Pietrasanta. Ecco. E i primi 2 anni della mia vita li ho passati in un paese a me molto caro, che è Codisotto di Luzzara, paese Ah. vicino a Brescello, paese di Don Ah, Camillo. il paese di Don Sì, il paese. Camillo, avete Quindi ho i visto? parenti un po' in Toscana e un po' nell'Emilia Quindi, Romagna, insomma, con la Basso signora Armanda Mantovano. copriamo tutto il nord Copriamo. del centro Italia. Io sono Sì. di Roma, provincia di Caserta, originaria, Don Domenico del sud, e quindi E qui quindi oggi nella nostra cucina c'è tutta l'Italia. tutta È l'Italia, viva vero? l'Italia! Allora, signora Armanda, che Sì. cosa ci cucinerà oggi? Oggi facciamo i bocconcini di fesa di tacchino al marsala. Buonissimi, Buonissimi. buonissimi. E li accompagneremo poi anche con delle verdure. Esatto, delle verdure grigliate con una crema al certosino. Però, allora, signora Armanda, Sì, di che cara. ingredienti abbiamo bisogno? Diciamolo alle nostre signore a casa, mi raccomando, prendete appunti. Allora, per fare i bocconcini di fesa di tacchino al marsala servono 2 bistecche di fesa di tacchino, un po' grossine, poi 2 bicchieri di marsala, della farina bianca, sal, erbe aromatiche che per me sono eccezionali in cucina, bisognerebbe usarle sempre. È contento Don Abbiamo Domenico. l'alloro, Lo dico sempre pure io. ecco, e La tanti non lo salvia. usano, ma sono eccezionali, e la salvia che ha un profumo spettacolare. Poi useremo del dado, abbiamo dell'origano, abbiamo dell'aglio, l'olio di oliva, sale e pepe quando basta. Benissimo, allora io direi di cominciare intanto con la carne, poi gli Sì. ingredienti delle verdure grigliate li diamo successivamente, altrimenti Esatto. le Facciamo signore si troppa, confondono, esatto, sì. troppa Allora, cosa confusione. dobbiamo fare subito, signora? Allora, la prima cosa fondamentale, innanzitutto in cucina le mani sempre pulite, mi Sempre, raccomando, sempre sempre. pulite e il piano di lavoro sempre ordinato. Allora, Certo. noi prendiamo la nostra carne. Mani sono Ecco, pulite. certo. La nostra Ecco, carne. cosa ci dobbiamo fare? La Allora, dobbiamo. dobbiamo tagliarla a Ecco. pezzetti. Attacchetti. Allora, la possiamo far aiutare da Don Domenico, che in Certo. queste cose è veramente Prego. un Come la maestro? vuole a tocchetti? Così. Lei dice di tagliarla con le forbici, facciamo prima. Sì. Con la Allora. forbice, secondo me, è una cosa. Guardi. Ecco, Ecco qui, guardi, ce n'ho anche un altro e paio. io ne Fate taglio. tutte e due, così facciamo Esatto. subito. Facciamo così. Ecco. Ecco, esattamente. Proprio a tocchetti, quindi Sì, larghi. non deve essere uno Benissimo. regolare, deve essere una Benissimo. cosa così, nature, cioè proprio un po' Certo. grosso, un po' fine.
certo, non i pezzettoni che certo, poi quando certo. vengono presentati nel piatto stanno male. Certo. Perché? Ma la signora Armanda è una nostra telespettatrice, sì. quindi lei ha chiamato, insomma, sì. È stata una di quelle che ha chiamato più assiduamente perché guarda sempre le nostre sì. ricette, non siete, se ne perde una, è vero, no. è vero signora Armanda? È verissimo, siete spettacolari. E quindi è venuta qui a cucinarne una insieme a noi. Certo, siete delle persone splendide. Grazie signora. Splendide, sotto tutti gli aspetti, veramente. Allora signora, lei viene da Milano, quindi è sì. venuta direttamente da Milano qui sì. da noi. Sì, sì, ci sì, racconti sì. un po' della sua città. La mia città è stupenda, Milano, io adoro poi Milano, poi parlo di Milano, è una bella l'adoro, città. È una gran bella città. Come si dice in gergo, Milano è un gran Milano. Ci dica una ricetta tipica di Milano, signora, una cosa proprio milanese. Beh, milanese, l'ossobuco milanese. Il risotto giallo. Allora signora, intanto quindi andiamo avanti perché vedo che qui voi avete tagliato sì, facciamo... delle in questo adesso dobbiamo mettere i 3 cucchiai di olio. Sì intanto allora quindi mettiamo i 3 esatto, cucchiai di olio nella padella. Allora io comincio a fare così, sì, metto, allora io le accendo il fornello, ecco qui. Bisogna infarinare, infariniamo bene la carne, Don ecco, Domenico. Don Domenico, sì. Lo faccio. Sì. Ok. E mi raccomando, la signora cosa ha detto? Non troppo infarinate. Va bene così, se no signori. Si formano così, dei grumi. Esatto, così, guardi. Aggiungo il burro. Bene. Ah, quindi nella padella ci va messo sì. olio e burro. Sì. Che ne pensate, Don Domenico, di questi condimenti? Beh, tu lo sai che io avrei messo solo l'olio, no? Però la ricetta ci vuole, è così. Ci vuole ecco. un pochettino sì, di... Ecco, bisogna forse perché si deve rispettare. Ammorbidire di più la carne. Esattamente. Sì. Poi, questi sono già lavati. Ecco. Allora, vedo che la signora ha preso gli odori. Sì. Ecco, lo sciacquo allora, un attimo, quindi... allora, signora, ci dica, ha preso l'alloro preso e la salvia. Ho preso l'alloro e la salvia, ecco. Che sono due aromi spettacolari, secondo ma me. Li conosce bene Don Domenico, esatto. che certo, li ha portati dal suo otto. Noi ne abbiamo tanta, salvia e rosmarino. E sulla salvia e sull'alloro che cosa mi racconta di bello, perché sono due aromi che veramente in cucina secondo me non devono mai mancare. Non devono mai mancare. Mai mancare. Noi, e nel suo orticello? Sì, ce l'abbiamo. Cioè, l'alloro è una pianta che viene grande e quindi non c'è bisogno di metterla ecco, nell'orticello, però la clausura di Casamari è abbastanza grande, è formata circa di 12 ettari. Perciò. E quindi ecco, in tantissime parti noi abbiamo ecco, piante di alloro, ecco. siepi ecco, di alloro. Diteci qualcosa. E l'alloro si può usare sia verde che secco, no? Sì. Ecco, adesso noi abbiamo questo secco, però ecco. Noi lo usiamo soprattutto per i fegatini. Ah, no? Per i fegatini. Ecco, lo utilizziamo soprattutto per questo motivo qui. E poi qualche volta l'abbiamo nominato anche in altre ricette, ma sì. noi soprattutto per il fegato. Ma il fegatino che si fa con la carne di maiale? No, proprio il fegato. Proprio, ah, no? Sì, il fegato che può essere di... Ecco, di mucca, di maiale, ho capito. Certamente i fegatini di maiale sono ancora più saporiti, no? Ho capito. Ecco, anche come tisana, le foglie di alloro tisana. Nell'acqua sono rilassanti, una tisana molto rilassante e digestiva anche. Questo ne? Con l'alloro. Invece sì. passiamo alla salvia, perché Don Domenico ha parecchie cose da raccontarci. Sì, la salvia pure ce l'abbiamo proprio direttamente nell'orto, sì. perché è un arbusto che dobbiamo non cresce, non è così. Molto sì. grande e quindi ecco lo posso mettere, anche lo posso coltivare nei vari spigoli ecco, dell'orto. Bene. E un aroma che soprattutto va bene per gli arrosti, sì. no? E quindi non dovrebbe ecco, mai mancare, soltanto è che bisogna starsi attenti, no? Sia all'alloro che anche alla salvia o all'origano,
In queste essenze bisogna metterne quanto bastano, altrimenti si coprono. Quindi, i sapori si confondono. Allora, ecco, giusto, ecco. Quindi dovete starvi attenti, quantità, come dice Don Domenico. Allora, adesso io tolgo questa. Sì. Bene, lo poi la salvia è tonica, quindi ecco, aiuta la digestione, è ipoglicemica. Benissimo. Quindi ecco, aggiungiamo. È utile per tante cose. Certo. Ecco, disintossica, ecco, l'organismo. E poi una volta quando non si aveva il dentifricio, no, lo utilizzavano per sbiancare i denti. Ah, che cosa interessante. Ecco. Sì. Bene. Ma infatti ancora esistono, no, i dentifrici alla salvia, si usano, certo, sì, quindi servono per sbiancare salvia, i denti. Per sbiancare, sì. E invece una volta si usava direttamente strofinare la salvia sui denti, per come si faceva? Sì, ah, per sbiancare. Sì. Anzi, in alcuni paesi del terzo mondo, sì, no, oltre alla salvia che serve per sbiancare i denti, loro non ci hanno molto, usano addirittura anche dei rametti di ulivo per pulire i denti. Ah, no? E loro hanno sempre denti buoni, denti... ecco, sani, sì, a differenza da noi, però questo dipende anche molto dall'alimentazione, no? Noi usiamo molti zuccheri e quindi facilmente certo, i nostri denti, ecco, vengono colpiti dalla carie. Allora, intanto la signora, sì, Armanda ha aggiunto i bocconcini di vitello infarinati nell'olio e nel burro. Esatto, cara. Ma l'ha infarinati bene, Don Domenico? Infarinati. Perfetti. Direi di sì. Beh. Ok. Bene, promosso. Siamo promossi, Don. Ecco. Dunque, abbiamo messo anche le nostre foglioline di salvia. Sì. Adesso mettiamo il dadino, sì, e l'acqua calda. Certo, per farlo sciogliere. Esatto, subito l'acqua calda che... E c'era? Non c'è? Allora, io la vado a prendere. Ecco, mettiamo subito l'acqua in modo di insaporire bene. Don Domenico, mentre io vado a prendere l'acqua, che ne pensate della signora che ha aggiunto il dado qui? Però ci vuole subito l'acqua per scioglierlo, così. Perché il dado serve per aumentare il sapore, esatto, no? Per renderlo più, ecco, deciso. Esatto, sulla carne poi deve essere deciso, non deve dare fastidio. Don Domenico, siccome di solito lui non vuole mai far cucinare con il dado. Siccome a lei ho detto che invece di usare i dadi, sì, è meglio fare il brodo vegetale, no? Specialmente noi in comunità che abbiamo tante verdure, ho detto facciamolo con il brodo vegetale, però qui non possiamo, no? Certo. Ecco. Quindi. Magari avremmo potuto pure utilizzarlo, no? Sì. L'acqua calda. Però brodo si fa prima caldo, e poi dà anche un tocco di sapore particolare. Esatto, particolare, molto buono. Sì, a volte si deve usare, perché quando facciamo il risotto mettiamo nel soffritto, certo, si mette il dado, perché adesso signora cosa deve succedere qui nella padella? Adesso tesoro, qua deve andare piano piano, sì, vede che incomincia a formarsi la mia cremina, benissimo, il mio tesoro di crema, sì, adesso allunghiamo ancora bene, sì, allunghiamo bene, bene. Lo si sente? Deve formare proprio una bella crema. Facciamo una bella cremina, bene, perché bene, poi questi sapori spettacolari, questo profumo di salvia è eccezionale. Perfetto. Secondo me. Cosa dice Don Domenico? La il sapore della salvia deve dà un gusto particolare. Certo. Un gusto particolare. Adesso dunque deve riposare. Dolce, benissimo. Tesoro. Io adesso a questo punto, cara, aggiungerei il marsala. Aggiungiamo il marsala, quindi due bicchieri di marsala. Esatto. E poi non deve mancare il nostro alloro. L'alloro. Questo. Posso versare? Certo, cara. Ecco qui. Tutto. Ecco qui. E adesso alziamo leggermente la fiamma. Sì. Dall'altro lato, ecco, sì, io giravo già. Ecco. Una bella macinatina di pepe. Sì. Perché il pepe... Lo pestiamo un po', no? E diamo una bella macinatina. Una bella macinatina di pepe. Ecco qua. Perfetto. E poi deve riposare un pochino? Ecco, facciamo ancora. Sì. Perché il mangiare, io sono del parere che il sapore si deve sentire. Ecco. Se no rimane sciocco, come benissimo, si suol dire. Vogliamo aggiungere un po' di sale anche? No, abbiamo messo il dado, quindi aspetterei bene, un attimino. Certo. Perché poi non vorrei che... Sì, poi che diventi troppo salato. No, troppo salato
perché in effetti, anzi, mettiamo ancora, io ne ho messo, perché poi vi dovete un attimino regolare, certo, ci si ci sono regola. Quelle persone che le piace mangiare un po' più grintoso, certo, io oserei dire, più e altre statico, esatto, sì, sì, sì. E altre ognuno ha il palato un po' diverso. Bene. Logico. Signora, io direi che mentre qui si cuoce, facciamo, perché deve cuocere, esatto, 10 minuti, sì, quanto? Anche di più. Ecco, una quindicina, sì, di una minuti. Una quindicina di minuti. Ecco, la lo lasciamo quindi con bene, la fiamma piuttosto bassa, ogni tanto veniamo a girare, e direi che possiamo iniziare invece a tagliare le verdure. Esattamente. Ecco. Allora, fondamentale, togliamo il nostro piano di lavoro. Eccolo qui. Quindi a questo punto abbiamo le verdure qui, esatto, belle pronte. Le verdure. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo bisogno di 3 zucchine, 2 patate, 2 carote, 3 cipollotti, 4 pomodori. Benissimo. Poi per fare la salsa al certosino abbiamo bisogno di un vasetto di yogurt bianco naturale. Abbiamo bisogno dell'olio di oliva, del sale, del pepe, e abbiamo bisogno di un etto di certosino. Che è l'ingrediente che fondamentale. Esatto, fondamentale delle... della ecco, nostra salsa. Ecco. E poi abbiamo bisogno di una bella spruzzatina di origano. Benissimo. Che mettiamo sopra la o di maggiorana. Salsa. O maggiorana. No? Vanno bene entrambe. Diciamo quello che perfetto, abbiamo certo, nella nostra dispensa. Allora, signora, vogliamo cominciare? Affettiamo esatto, come sapore. Andiamo con le zucchine. Esatto. E con le patate. Ecco qui. Io, esatto. Allora, Don Domenico ci sì, può dare una bella mano. Come allora, no? Le tagliamo in questo modo. Sì. Così. Io faccio così per agevolare un attimino. E si tagliano a fettine? E si tagliano per la lunga così. Bene, quindi non si toglie la parte bianca interna? No. Ho capito. Si così. Toglie quando sono... Don Domenico, sapete come si chiamano queste verdure? Le verdure di armi. Sì. Sapete di che? Le verdure di armi. Che verdure sono le verdure di armi? Di armi? Mai non, l'avete, non ce mai l'avete sì, nel vostro orto? Un male, abbiamo mettere, trovato una verdura che Don Domenico non ha nell'orto. E no, la dobbiamo mettere. Non mi dire le zucchine. Non so, tutte ecco, queste qui sono le verdure di armi. Sì, Don Domenico. Allora, nel suo piccolo orticello deve fare... Cioè, io le zucchine ce ne ho tante, possiamo chiamarle come vogliamo, ma sempre zucchine sono. Zucchine sono. Ma non sono quelle di armi, ecco. Don Domenico, le verdure di armi sono le verdure di Armanda. Esatto. Quando la signora ha mandato la sua ricetta, le verdure di armi, anche io dicevo, ma quali sono queste verdure di armi? Scusa. Poi ho capito, dico, perché la signora si chiama Armanda, però le verdure di armi. Mi certo, chiamano armi. Allora, io inizierei con queste, senza. Benissimo. Allora. Bene, vogliamo intanto... Esatto. Pulire anche la patata? Prego. Ecco. E io prendo la carotina. Io intanto giro io un pochino sotto la per... carne. Sì. Sì, la nostra carnina che deve sempre... Bene, gli do una bella girata che si sta cuocendo. Esatto. Invece noi dobbiamo continuare ad affettare tutte le nostre verdure, sì, logicamente. Sì, perché... anche le carote vanno tagliate sì, a liste... Sì, a listarelle così. Ecco. Le avevate mai mangiate così le verdure, Don Domenico? Cioè, le grigliate tante volte. Non ho mangiato mai la carota grigliata. La carota grigliata, non... vedete? Cruda sì, tante volte. Abbiamo no? sempre da imparare dalle nostre signore che ci seguono da casa. Non solo signore, ma anche signori, eh? Sì. Hanno sempre da raccontarci e da suggerirci delle ricette nuove e appetitose. Cotte in tanti modi, l'ho mangiata. Sì, la carota. Nell'insalata, la carota, ecco, noi... Nel suo orticello ci sono tante carote. Sì. Allora, dobbiamo prima finire di affettare le verdure, perché mentre voi affettate continuiamo a chiacchierare, e noi dobbiamo sentire se anche i ragazzi dello studio hanno mai mangiato le verdure di armi. No, Virginia, io non le ho mai mangiate, però vorrei mangiarle, quindi se ce le finite a me e a Maris, io dico alla signora Armanda che andrò a trovarla a Legnano, in provincia di Milano, perché voglio assolutamente mangiare, perché devo dire, è un piacere vedere la signora Armanda, come anche le altre nostre telespettatrici in passato, che lavorano nella nostra cucina, che cucinano, insomma, portano il loro contributo, la loro sapienza. Veramente un piacere guardarle insieme. Noi tra poco ritorneremo nella cucina di TV 2000 per scoprire come andrà a finire questo piatto, e nel frattempo però facciamo 2 passi in alto e andiamo da Maris. Gentile,
Salve, io sono sempre un po' distratta. Sei sempre distratta, Mari. Sì, ma sono le signore a casa che mi distraggono, non è colpa mia, perché io devo salutare assolutamente la signora Tina, anzi in realtà si chiama la signora Nunzia, che ci ha scritto da Varese, Nunzia sì. per gli amici Tina, che ci ha scritto, eccola qua, io ve la faccio che vedere. Scritto? Scritta poi a mano, tra l'altro, bellissima, fantastica, la signora Tina praticamente ci ha mandato una lettera proprio cartacea con una bellissima preghiera della Madonna per il mese di maggio. Pensa Giacomo che questa preghiera l'ha portata da Napoli più di 40 anni fa. Mamma mia. Più di 40 anni fa, lei ce l'ha scritta a mano. E ce l'ha scritta a mano. Esatto, e in più a mano c'è anche scritto però un'altra cosa, una ricetta gustosissima di gâteau di patate. Quindi poi la salutiamo, le mandiamo un bacione alla signora Tina. E intanto, oltre a questa ricetta, ricordiamo anche la ricetta di oggi, no? Perché abbiamo visto diversi ingredienti, quella che ci ha portato la signora Armanda, anzi la Armi. Allora, iniziamo subito a dire prima quello che occorre per preparare i bocconcini di fesa, i tacchino al marsala. Per quanto riguarda la carne, noi ci servono 2 bistecche di fesa di tacchino, poi 2 bicchieri di marsala, abbiamo visto, e la farina 00, ovviamente quanto basta, un rametto di salvia, poi mezzo dado di carne e anche 2 mestoli di acqua calda, un po' di olio extravergine di oliva, una noce di burro, del sale e del pepe. E poi abbiamo visto che ci sono anche le verdure della Armi, no? Le verdure con salsa. Le verdure della Armi. Esatto, che ce l'ha solo lei. No, adesso tra poco Don Domenico si attrezzerà e anche lui le potrà avere. Quindi le verdure della Armi, però la ricetta questa qua con salsa, abbiamo detto l'ingrediente principale qual è, Giacomo? Il certosino. Bravo, bravo, sei preparato. E per questo quindi ci occorrono 3 zucchine, poi 2 patate, 3 cipollotti, 2 carote, 4 pomodori, un po' di maggiorana, 100 grammi di certosino ovviamente, eccolo qua, mezzo vasetto di yogurt bianco, mi raccomando, quello classico, e poi ancora un po' di olio extravergine di oliva. Fate un po' voi così a occhio, che poi mi prendono in giro quando dico occhio, però occhio, perché un po' le signore si sa, quando facciamo sempre un po' così. La sensibilità, insomma, esatto, ognuno bravissimo, come a gusto proprio, a gusto proprio. Poi io ci tenevo a ricordare anche i contatti a tutte le signore, ci possono scrivere e possono soprattutto andare a rivedere le ricette sul sito di www.quelchepassailconvento.tv2000.it, però ci potete trovare anche su Facebook, la nostra pagina ormai la conoscete, è questa qui di Quel che passa il convento, e stavo andando a spulciare le vecchie ricette, no? Perché ogni tanto ci commentano poi, e cioè sulla vecchia ricetta, quella del rustico di asparagi ricotta, te come lo no? ricordi? Come no? C'aveva come scritto no? Silvia, e c'ha scritto praticamente fatta e mangiata tutta, è piaciuto molto ai bimbi, sono contenta, oh. Quindi mi raccomando, raccontateci quando poi le ricette vi vengono bene, fateci sapere, poi se ci mandano anche un pezzettino. E infatti, male non facciamo 2 pezzettini. Ma. Ovviamente ci sono tante domande che arrivano al numero verde, Giacomo, 822 sì. 8896. E volevo proporre quella della signora Angelica, della città di Castello. Praticamente lei vorrebbe sapere se con il tacchino al marsala della signora Armanda si possono anche aggiungere degli altri sapori, degli altri odori. Ad esempio, non so, lei fa l'esempio dell'alloro e della salvia. Vediamo un po' che dice. Allora, infatti, appunto, noi abbiamo visto che alloro e salvia vengono utilizzati, ma chissà se si possono usare anche altri odori oltre a questi. Vediamo insomma se la domanda di Angelica otterrà sicuramente insomma una risposta da Don Domenico e dall'allegra compagnia della nostra cucina di TV2000, dove ritorniamo subito. Tornati qui perché la signora Armi con Don Domenico stanno spennellando le verdure che hanno affettato, perché poi andremo a grigliarle. Esatto. Però signora dovrebbe rispondere a una delle domande che sono arrivate, sì, intanto certo, dai ragazzi dello studio, le telefonate delle persone da casa. La signora Angelica da Città di Castello, sì, vuole sapere se in questo tegame di bocconcini di fesa di tacchino possiamo aggiungere anche altri odori dell'alloro no, e della salvia. No, no, io rimarrei con salvia e alloro. Sì. Aggiungerei invece dei peperoni, un peperone giallo, rosso, verde, come volete voi. Buonissimo. Tagliato a tocchetti e lo fate cuocere con questa prelibatezza di... A che punto della cottura, quindi? A metà cottura, perché il peperone, mi raccomando, la cottura delle verdure, ricordatevi una cosa, per assaporare bene
le verdure non devono essere molto cotte, devono essere abbastanza al dente. Ah. Quindi nel momento che mettete i peperoni, giusto Don Domenico, sì, sì, devono essere belli croccanti, sì, le verdure croccanti. Siete d'accordo Don Domenico? Sì. Cosa dice Don Domenico? Lo ricordo sempre, tante volte, no? Ecco. Ci siamo. Che Don Domenico ci tiene che le sue verdure siano ben trattate, no? Quindi devono essere al dente. Allora io direi che intanto ci possiamo spostare di qua e perché mettiamo, cominciamo a grigliare, sì, le verdure. Prendo ecco queste che sì sono già grigliate. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima allora spennellare. Esatto, diamo ecco una spennellatina in questo, sì, modo, non tanto perché sennò si forma anche. Eccoci qua. Bene. Eccoci qua. Molto bene, bene, molto bene e molto bene. Poi passiamo all'operazione. Molto bene. Alla griglia. È un aiutante eccezionale. Ecco. Io benissimo prendo una forchettina perché le mani, ripeto, sono pulite, però non mi piace troppo toccare. Ecco, in questo modo. Facciamo così, dai. Tanto. Ti do, ecco. Così. Io volevo invece sapere da il nostro Don Domenico una cosa importante. Io voglio sapere la vita, sì, nel suo convento. A noi la che vita, bello, insomma, la vita inizia. Sono interessata a questa cosa. A noi cosa la vita fate inizia molto presto, no? Presto che ora la mattina? Alle 5. Caspiterina. Noi alle 5 e un quarto andiamo in chiesa per la liturgia delle ore, che delle comunemente ore viene chiamato mattutino. Poi ho abbiamo capito subito dopo le lodi. Basta, perché poi abbiamo se un piccolo se ecco, se tempo, ritorniamo in camera per sistemare per ecco, la camera e magari ecco, continuiamo con le nostre pulizie personali. 7:15 ritorniamo per terza e per la messa. 7:30 inizia la messa. Dopo la messa abbiamo i lavori del convento, l'orto, il sì pollaio. Sì, sì, subito dopo la messa iniziano le varie attività. Io che svolgo il lavoro di ortolano, ecco, vado subito all'orto e procuro subito le verdure che servono. Che perché, servono per fare perché la transizione. A me piace ma anche per il monastero, certo, no? Perché a me piace raccoglierle ecco, quelle giornaliere, no? Non farle lasciare tanto tempo, no? Altrimenti perdono anche oltre il sapore, ecco, anche perdono di qualità. Anche perché la regola di San Benedetto, il motto è ora et labora, no? Quindi sì, noi dobbiamo cercare di saper alternare la preghiera con il lavoro. Ecco, non faccio soltanto ecco, la coltivazione degli ortaggi, no? Ma anche un piccolo pollaio. Ecco, e cosa c'è in questo pollaio? Abbiamo dei polli, ecco, poi in alcuni periodi abbiamo le faraone, come in questo momento ho le faraone, e poi prima di Natale abbiamo anche i tacchini. I tacchini, ecco, li incomincio ad allevare verso agosto, in modo che a Natale poi già sono ecco grandi, sì, no? Ecco, quello che noi abbiamo usato il tacchino è proprio il petto del tacchino, il petto, no? Del ecco, tacchino, questa parte del tacchino, che è la parte più buona, no? Si potrebbe anche fare, diciamo, sulla brace, per esempio, impanata ecco, ed è veramente forse la parte più ricercata del tacchino, più ricercata, no? È vero. Però non si butta nemmeno niente con il tacchino perché c'è tutta la carcassa che viene utilizzata poi per fare ecco quel buonissimo brodo, no? di tacchino. Allora io direi intanto che nel frattempo possiamo continuare qui a grigliare le verdure, mettiamone anche altre, mettiamo così le patate, ecco, che sono, mettiamo anche qualche zucchina, che zucchina sono buonissime, che è più facile da prendere. Bene. La cottura, sentite Don Domenico che profumino, sì, si sente buone, buone, le buone verdure. Io sono dicevo ad Armande che ho mangiato tante volte le grigliate. Soltanto ecco, la carota grigliata non l'avevo mai mangiata, cruda in tanti modi, sì, no? Alle volte le mangio all'orto anche cruda così, oppure la faccio mettere nell'insalata, ecco, nei minestroni in tanti modi, no? Oppure per creare
ecco, delle salse proprio speciali. Esatto. No? Con la carota si può fare anche nelle torte grigliate, frullata, si fa la torta alla carota. Sì, l'abbiamo fatto, le torte alla carota. Ma allora, noi dobbiamo aggiungere a questo anche una salsina, vero? Esatto. Allora, questo andiamo di là. Questo lo possiamo spegnere, sì, allora, così almeno non così si brucia. Così vede la cremina. Qui stiamo attenti, Don Domenico, sì, state attento, sì, qui alle verdure, così siamo sicuri che non si bruci. Esattamente. Mm. Allora, la signora Armanda fa anche un bellissimo lavoro, sì, vero? Lo dobbiamo raccontare, signora. Io faccio assistenza alle persone anziane, persone che hanno una patologia Alzheimer, Parkinson, e faccio questa assistenza da un po' di anni e sono orgogliosa, perché quando stringi fra le tue mani le mani di una persona anziana, è vita, perché hanno negli occhi un grande bisogno di affetto, e a volte purtroppo ci dimentichiamo di queste persone. È vero. Di queste persone. La sua è una bellissima testimonianza. Sì, ci dimentichiamo, e dobbiamo anche dire una cosa, che è una ruota che gira, quindi diventiamo tutti anziani. Certo. Non lasciate mai soli gli anziani. Io ai miei pazienti le voglio un bene incredibile, a questi vecchietti li adoro, per me sono vita, sono veramente vita. Se non ce li avessi. Sono bellissime le parole della signora Armanda. Anzi. Andiamo avanti quindi con la salsa con al la certosino. Salsa al certosino. Come si fa? La salsa al certosino si fa in questo modo. Nel nostro mixer, sì, piccolino ma carino, sì, noi mettiamo il nostro il certosino per ciribaccola. Poi ci mettiamo lo yogurt. Bene. Ciribaccola. E cosa aggiungiamo? E poi aggiungiamo l'olio. Bene. Quindi ci va 100 grammi di certosino, 100 grammi. Mezzo vasetto di yogurt bianco e un po' di olio d'oliva. Esatto, un pochettino di olio di oliva. Benissimo. E poi No. Ancora no? Ci va sale e pepe. E certo. Una manciatina, così, mi raccomando, Non esageriamo troppo con il sale. E intanto io frullo queste. Esattamente. Lei ritorni da Don Domenico, sì, alle verdure grigliate, certo, io frullo, faccio molto la salsina. Molto bene, Don Domenico. Allora, le mettiamo sul nostro piatto di portata. Questo è rimasto, eccoci qua. Armanda, nel monastero anche io mi occupo degli anziani. Sì, no? È una cosa stupenda. Li curo, li assisto, sì, no? Perché mi piacciono le parole che hai usato per queste persone. Io dico una cosa, ho fatto assistenza a un signore ultimamente splendido in ospedale, e l'ho seguito la notte, aveva bisogno di assistenza notturna. Una persona veramente splendida, un'educazione impagabile. Sì, e poi hanno anche questa soddisfazione, sì, veramente, no? Di aver saputo spendere bene il proprio tempo anche, esatto, no? Per queste persone. E devo dire che io ho dato tanto alle persone che ho assistito, e loro hanno dato tanto a me, perché comunque mi hanno insegnato tanto nella vita. Sì, tanto. È un bagaglio di vita che porti, eh? Sì, sì. Quindi bisogna cercare di avere sempre l'attenzione verso l'anziano. Questo, no? Certo. Io purtroppo dico sempre, per usare un'espressione vostra, non milanese, no? De Milan. Vecce ma buona, no? Quindi, sapete anche il milanese, Don Domenico. Sa anche il milanese. Vecchio, ma siete buona internazionale. Ancora, ecco. Allora, purtroppo a volte sono curati da persone incompetenti, sì, che li fanno soffrire, cosa che rattrista un attimino. Allora, ecco qui. Ecco, cara. Benissimo, è venuta una squisita salsetta. Una salsina squisita che adesso noi, con l'aggiunta del nostro origano, sì, amalgamiamo. Aggiungiamo. Bene, tutto. Esatto. Bene. Non troppo, perché poi il sapore rimane, certo, troppo forte. Vogliamo impiattare, signora, il nostro piatto? Quindi dove la mettiamo? Allora, facciamo le verdure. Tesoro, è già così. Perfetto. A questo punto però io farei una spolveratina di olio, così. Ricordatevi sempre una bella macinatina di pepe. Sì, venga di qua, signora, che lo facciamo vedere bene. Ecco. Ecco, si metta qui. Ecco qua.
Allora, vedete bene, abbiamo usato anche un bel piatto bianco che risaltano le nostre verdurine, una bella macinatina, una bella spolveratina di sale, poi chi più chi meno aggiunge quello che vuole. Senza esagerare troppo. Senza, perché il sale fa male. Fa male. Crea molti problemi. E si porta in tavola così, accompagnate in questa ciotolina e questa. Quindi le verdure grigliate più la salsa al certosino. Al certosino. Il certosino, tra l'altro, è un nome curioso, Don Domenico, che deriva da un monaco anche. No, deriva dai... dai monaci, dalla prima località dove sono stati appunto fondati i certosini, da Grenoble in Francia, in una località chiamata La Chartreuse. E Armanda, oltre diciamo al monaco certosino, lo sai che esiste anche il gatto certosino? Questo non lo sapevo. Poi, è una cosa in più che oggi ho saputo, Domenico. E poi esiste anche il liquore certosino, no? Ecco, adesso impiattiamo anche. Allora, il liquore certosino, voi lo fate nella vostra... lo facevano una volta i certosini. Sì, quante cose facevano i certosini. Sì. Facevano anche dei liquori a base di erbe. Sì, sì, come li fanno i cittadini. Esatto. Come lo facciamo noi a Casamari, ecco, noi... Dove in queste erbe troviamo... Sì, sì. La salvia. Allora, ho fatto un bel piattone di carne, quindi di bocconcini, di vitella. Esatto. Io dico sempre vitella, di tacchino. Di tacchino. Sì. Allora, noi in piattone serviremo bene. Certo. Quindi un buonissimo secondo. Possiamo fare quindi bocconcini di vitella, di tacchino con le verdure grigliate e la salsina di certosino. Insomma, più di così che cena squisita. È una cena squisita. Grazie signora Armanda per essere venuta. L'ultima cosa, e come dico sempre io, venite alla mia tavola e allegramente mangiate. E che Dio vi benedica. Che carina signora Armanda. Vuole salutare anche suo figlio? Sì, allora un bacione enorme a mio figlio Andrea e ad Achille, mio marito. Ah, dimenticavo, anche a Celeste e a Caterina. Un bacione e grazie. Grazie, allora, arrivederci. Ci uniamo anche noi nel saluto e io sono veramente a bocca aperta per la bellezza, insomma, della cucina che abbiamo appena visto. E allora, prima di continuare, di ricordarvi anche gli ingredienti della ricetta, voglio leggervi prima qualche cosa. Si tratta di qualcosa che ci ha inviato una nostra telespettatrice che si chiama Barbara, ci segue sempre e ci segue da Roma e ha voluto inviarci, appunto in diversi invii, anche delle poesie. Ce n'è una che si chiama Ortaggi e legumi. Sono tutti, ovviamente, che riguardano la cucina. Questa si chiama Ortaggi e legumi. E ve ne leggo un pezzetto. Se tu vuoi stare bene, lenticchie, fagioli, ceci, fave, mangia insieme. La verdura è uno spazzino, tiene pulito il tuo intestino. Gli spinaci sono squisiti, bietole, cavoli con olio conditi, melanzana alla parmigiana, zucchine al forno alla maggiorana. Una buona abitudine alimentare, tutte le malattie saprà allontanare. E allora, visto che la nostra Barbara provava a chiamarci al numero verde, ma siete in tanti a chiamarci, non è facilissimo prendere la linea, scrivendoci, mandandoci questa lettera, ci ha messo anche il numero di telefono e l'abbiamo chiamata noi e dovremmo averla adesso in linea. Barbara? Sì. Eccoci. Pronto. Buongiorno Barbara, ma che meraviglia, ci ha inviato dei poemi. Grazie. Ascolti, lei ce ne ha mandate diverse. Io ho letto un pezzetto di uno stralcio di ortaggi e legumi, ma c'è anche roselline, c'è anche la torta di mele. Come mai ha scritto queste poesie? Perché sono amante della cucina, mi piace fare le ricette e poi con gli alunni della scuola abbiamo fatto un progetto sull'alimentazione e per coinvolgerli e insegnargli come si fanno a sprecare il cibo, a conoscere le proteine, le vitamine, i carboidrati, in modo che i bambini imparino già da piccoli a saper mangiare bene. E poi con questo progetto abbiamo parlato di tutti i popoli antichi e come si nutrivano. E abbiamo fatto un grandissimo cartellone, quindi i bambini sono stati coinvolti e entusiasmati e poi hanno scritto, ognuno ha scritto una sua poesia che poi abbiamo... È una meraviglia, è un modo di coinvolgere proprio i bambini in prima persona a conoscere meglio le zucchine, tutte quelle cose che vedono ogni giorno passare sulla propria tavola, ma magari senza quell'attenzione. Che non sanno da dove vengono, come sono, quello che contengono. E infatti, insomma, è anche una missione importante quella che sta facendo, per cui la ringraziamo anche a nome di tutti i bambini che sappiamo anche seguirci nella nostra trasmissione. Barbara, lei è anche fedelissima, insomma, ci ha voluto addirittura inviare queste poesie. Sì, sì. Volevo dire una cosa sola, che l'alloro
Io lo uso anche tritato, seccato, tritato e messo in varie ricette e anche nelle polpette. Anche nelle polpette, dentro le polpette. Dà un sapore buonissimo. Perfetto. Un tocco. Ecco, quindi oltre alla poesia ci ha dato anche un suo tocco, un profumo che viene direttamente dalla sua cucina. Barbara, io la saluto, le mando ovviamente la presina che se l'è aggiudicata proprio in partenza, insomma con le grazie, poesie che grazie. Ci ha mandato, le mando un bacione, spero che riesca a prendere la linea anche in futuro al nostro numero verde. Ricambio. E altrimenti insomma ci sentiremo in qualche altro modo. Un salutone. Eccoci, allora continuiamo e continuiamo ancora ad andare nelle cucine delle nostre telespettatrici perché dovremmo avere Giulia da Aprilia, pronto? Pronto? Pronto, Giulia? Sì. Sento una voce giovanissima. Quanti anni hai? 8 anni. 8 anni? Accidenti, ma sei lì con qualcuno? Sono qui con mia nonna. Con la nonna? Ma ascolta, con la nonna vi fate compagnia e seguite insieme anche la televisione? Sì. Ti piace vedere cucinare in TV? Sì. Ascolta, ci hai seguito oggi? Vediamo se riesco a farti una domandina e se magari la presina di TV 2000 arriva anche a te. Hai visto, insomma, la ricetta che è stata fatta oggi da Armanda? Sì. Ti ricordi qualche verdura che vedevi passare sul tavolo da lavoro di Don Domenico e Virginia? Sì. Dimmene qualcuna, quelle che ti ricordi. La carota. Sì. Le patate. Le patate. Le zucchine, ma bravissima Giulia, oltre a essere, sei così piccola ma sei attentissima, io scommetto che un giorno diventerai anche un'ottima cuoca. Come si chiama la tua nonna? Gianna. Come si chiama? Gianna. Nonna Gianna sicuramente avrà qualche trucchetto, insomma, che magari sotto banco ti passerà guardando qualche vecchio quaderno su cui appuntava magari le ricette di una volta e magari appunto cucinare insieme è anche un bel modo di conoscere i propri cari. Ascolta Giulia, io ti mando la presina di TV 2000, usala tu, falla usare a nonna Gianna, usatela anche insieme magari insomma per cucinare e io ti mando un caro saluto, un bacione a te e a nonna Gianna. E allora Giulia ci ha aiutato a ricordare qualche ingrediente, vogliamo ovviamente continuare a ricordarvi gli ingredienti della ricetta di oggi. Siete pronti carta e penna? Perché per fare i bocconcini di fesa di tacchino al marsala occorrono i seguenti ingredienti, appunto per i bocconcini 2 bistecche di fesa di tacchino, 2 bicchieri di marsala, farina 00 quanto basta, 1 rametto di salvia, 1/2 dado di carne, 2 mestoli di acqua calda, olio extravergine d'oliva quanto basta, 1 noce di burro e sale e pepe. E per fare le verdure di Armi, non avrete sicuramente quelle di Armi, ma avrete le verdure che riuscirete a reperire, occorrono 3 zucchine, 2 patate, 3 cipollotti, 2 carote, 4 pomodori, maggiorana quanto basta, si può usare anche dell'origano, lo dicevano in cucina, 100 grammi di certosino, 1/2 vasetto di yogurt bianco e poi olio extravergine d'oliva per appunto spennellarlo sopra. Questi sono gli ingredienti, io vi ricordo domani che è sabato, appuntamento alle 19.35 con la ricetta della settimana, insomma quindi potete rivedere una delle nostre ricette in 5 minuti subito prima del TG, quindi vi vedete la ricetta, cominciate a preparare di cena e vedete anche le notizie di TG 2000 e vi do un indizio per quanto riguarda lunedì alle 11 quando ritornerà Quel che passa al convento e si tratta di una ricetta, un grande classico, un secondo che piace ai grandi ma piace tanto tanto anche ai piccoli, quindi preparatevi a cucinarlo insieme a noi, insieme a Don Domenico e Virginia. Voi rimanete con noi perché continuiamo i nostri viaggi con Lucia che ci accompagna a Lourdes e io vi saluto. Ciao!